Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria coronavirus e lo facciamo andando in diretta a Pescara, dove all'esterno della direzione sanitaria della ASL c'è Paolo Renzetti con due graditi ospiti, il professor Parruti e il direttore sanitario della ASL Caponetti. Linea a te Paolo, buon pomeriggio a te, chiaramente ai tuoi ospiti. Perfetto, grazie Alfredo, un saluto ai nostri telespettatori, un saluto anche a te ovviamente, un ringraziamento particolare al direttore sanitario della ASL di Pescara, il dottor Caponetti, e al professor Giustino Parruti. Siamo al 20 di agosto, ma si lavora pratica quasi senza sosta qui all'ospedale di Pescara per prepararsi, dottor Caponetti, all'autunno. Si parla tanto di questo arrivo dell'autunno, di questa possibile ipotetica seconda fase. ASL di Pescara pronta? Pensiamo di essere pronti, nel senso che abbiamo costruito un palazzo dedicato al Covid, quindi siamo attrezzati per un'emergenza anche importante. Siamo attrezzati con le strutture, con le capacità dei nostri clinici, con i DP che per un lungo periodo non erano sufficienti, con le capacità tecniche maturate in questo lungo e difficile periodo. Quindi un'emergenza, pensiamo di essere in grado di fronteggiarla. La task force dell'ASL di Pescara sta funzionando, i numeri dicono, e parliamo ovviamente della regione Abruzzo, che rispetto alle altre regioni in questo momento la situazione è sicuramente migliore. C'è questa crescita nazionale di positivi nel nostro paese, ma l'Abruzzo tiene, dottor Caponetti? Per i numeri che conosciamo sì, nel senso che in questi mesi abbiamo capito che era importante lavorare sul territorio, andare a pescare i casi prima che fossero da ricoverare, quindi in questo modo ci siamo comportati. I casi che adesso abbiamo, come è noto, sono casi sostanzialmente di importazione, cioè persone che tornano dall'estero e che in qualche caso sono positivi, per quello li stiamo cercando di individuarli già quando arrivano. In questo momento una nostra equip sta all'aeroporto di Pescara Abruzzo per cercare, per tamponare le persone e vedere se c'è qualche positivo e quindi individuarli immediatamente, evitare che vadano in giro e diffondano il virus. Prima di ascoltare il professor Parruti le chiedo, dottor Caponetti, l'ospedale Covid a pochi metri da questa nostra postazione, attualmente ci sono 18 persone ricoverate, mi conferma? Certo. Sì, abbiamo dei ricoverati, stiamo lavorando in buone condizioni, come dicevo prima, le capacità terapeutiche della nostra organizzazione sono decisamente migliorate, quindi non abbiamo più i casi gravi che abbiamo dovuto affrontare all'inizio dell'epidemia, quindi la struttura è funzionante, nei mesi stiamo ulteriormente migliorando le capacità strutturali e la dotazione di strumentazione, insomma si sta lavorando anche pensando a un futuro che può essere complesso e quindi ci stiamo attrezzando. Professor Parruti, allora vediamo un po' di capire meglio quello che sta accadendo, prego di avvicinarsi al microfono. Tra l'altro notizia di queste ore, professore, questa carenza che ci sarebbe sul territorio nazionale e anche in Abruzzo di vaccini anti-influenzali che dovranno essere utilizzati da qui a qualche settimana, è un problema nazionale ma che riguarda in questo momento l'Abruzzo. Vogliamo spiegare bene che cosa vuol dire carenza di vaccini in questo momento? Allora, da un punto di vista tecnico non vorrei che passasse un'immagine negativa, nel senso che quest'anno la consapevolezza della popolazione che la protezione contro la malattia influenzale può sicuramente essere di rilievo per ridurre l'impatto di una circolazione eventuale del virus Covid è molto alta. Per questa ragione sta aumentando, ed è prevedibile che si mantenga alta, la domanda di copertura vaccinale anche da parte di persone che si collocano al di fuori di quelle fasce protette con indicazione specifica alla vaccinazione antinfluenzale.
Per questa ragione, a fronte di un aumento della produzione, perché le aziende sono consapevoli da mesi, che ci sarà una maggiore domanda di carattere internazionale alla vaccinazione antinfluenzale, ci potrebbe essere comunque una discrepanza fra l'aumento dell'offerta, probabilmente del 90-100%, e l'aumento della domanda, che potrebbe essere del 300-400-500%, quindi potremmo avere delle difficoltà. Però io direi di affrontare questa cosa con molta serenità. L'importante alla fine della vaccinazione è che non avanzi una singola dose di vaccino, come è successo negli anni scorsi, e che tutti i vaccini siano fatti soprattutto alle persone che ne abbiano bisogno e il prima possibile. Prima di dare la linea a Alfredo Primante allo studio, faccio a lei la stessa domanda che ho fatto al dottor Caponetti. I numeri dicono che la nostra regione tiene sul fronte dei nuovi positivi. C'era timore, lei stesso ce l'aveva detto qualche settimana fa, sul fatto che con l'arrivo delle vacanze, con l'arrivo di turisti e la partenza di tanti abruzzesi per destinazioni fuori dall'Italia avrebbero potuto portare delle problematiche. In realtà, fortunatamente, insomma, la situazione non è una situazione complicata rispetto anche ad altre regioni, professore, è così? Sì, è così, per fortuna è così, e io non perdo mai l'occasione per ringraziare tutto il grande gruppo che sta lavorando. Considerate che nelle ultime due settimane, ma in soprattutto insomma dal 14 di agosto fino ad oggi, negli ultimi sette giorni c'è stata un'attività costante di intercettazione, abbiamo moltiplicato i punti tampone, abbiamo intercettato tutti i voli possibili, insomma, devo dire favoriti anche un po' dai volumi di movimento della nostra regione, che sono, se vogliamo, moderati. Però di fatto possiamo affermare che il tasso di attacco secondario, cioè il numero di casi verosimilmente introdotti dalla circolazione dei casi di importazione, è molto basso, se non addirittura quasi nullo in alcune circostanze, come nel focolaio di Tocco, dove per fortuna non c'è stata nessuna disseminazione. E io sono molto contento di questo ultimo fatto, per esempio, perché vuol dire che la popolazione ci sta dando una mano a mantenere molto alta la guardia, cioè noi dobbiamo continuare a difenderci in modo tale che, seppure, lo dico tante volte ma preferisco ripeterlo, seppure qualche portatore sano circoli in mezzo a noi, noi riusciamo a difenderci dalla conseguenza di questa circolazione. L'altra cosa in effetti sta funzionando molto bene, perché eravamo arrivati a 23 ricoverati, adesso abbiamo un solo malato di rianimazione che sta andando decisamente meglio, abbiamo dimesso oggi due, forse tre Covid, quindi sono tutti molto migliorati, in particolare questi tre sono pronti per andare a casa, e abbiamo anche completato la definizione del percorso di molti dei pazienti in area grigia, cioè ricoverati con quadri polmonari sospetti, ma per fortuna non Covid. Quindi devo dire sta andando bene. Alfredo, a te la linea per qualche domanda al professor Parruti, e poi ovviamente chiameremo in causa anche il dottor Caponetti. Sì, allora, professor Parruti, la prima domanda riguarda il dibattito che si è sviluppato anche a livello nazionale sulla carica virale di questa possibile seconda ondata e di quello che si sta vedendo in queste settimane. La mia domanda è se è d'accordo anche lei che insomma, la carica virale pare sia abbastanza alta, nonostante magari non ci siano i numeri in terapia intensiva che c'erano purtroppo a marzo. Assolutamente sì. In questo momento nella maggior parte delle regioni italiane, come peraltro abbiamo documentato nella nostra regione, la circolazione dei virus in microfocolai è legata ad importazione da aree del mondo, i Balcani, la Russia, il Venezuela, quindi il Sud America, l'Africa, che hanno una circolazione di ceppi virali molto, molto intraprendenti, diciamo così, molto vitali. Per questo, come ha detto il dottor Caponetti prima, diciamo il relativamente ridotto impatto di questo virus aggressivo è legato a due fattori. Uno, che la diagnosi è diventata veramente precoce. Per fortuna non abbiamo avuto nessun paziente, tranne uno, quello che appunto sta in rianimazione, in cui c'è stato forse diciamo un certo tempo intercorso fra l'infezione e la diagnosi, ma per quanto riguarda tutti gli altri casi la diagnosi è stata precoce. La seconda cosa è che adesso sappiamo
vediamo nei casi che mostrano una tendenza alla progressione come intervenire per ridurre il rischio di questa progressione, e questo si è visto per il fatto che ben 4 dei malati che avevano avuto bisogno, tutti e 4 i malati che avevano bisogno della ventilazione non invasiva, sono tornati alla ventilazione ordinaria pian piano in questo gruppo senza progredire all'intubazione. Quindi chiaramente è evidente che il miglioramento delle conoscenze cliniche favorisce la buona gestione di questi malati. Altra domanda che le faccio, il tema caldo del momento è quello delle scuole. Insomma, si fa un gran parlare di questo protocollo che prevede, insomma, la chiusura, la quarantena della classe in caso di contagi. Ecco, a proposito, che cosa ci può dire anche per spiegare ai genitori come si prendono queste decisioni e sulla base di quali dati scientifici? Questa è una domanda molto difficile, molto complessa. La risposta, secondo me, dovrà essere proprio legata a una valutazione complessiva fatta nelle sedi adeguate di tutta la matassa. Io dico soltanto questo. In questo momento dobbiamo essere sicuri di poche grandi cose. Allora, innanzitutto che dovremo andare a scuola con la mascherina, dico dovremo, perché anch'io dovrò andarci quando farò i corsi come discente o docente. Quindi non ce la faremo ad avere condizioni di sicurezza che ci permettano di togliere la mascherina ai ragazzi. Dovremo fare di tutto per ridurre al massimo il sovraffollamento degli ambienti, ma poi dovremo, e qui stiamo lavorando, insomma è work in progress, quindi non possiamo avere una risposta ancora definitiva, dovremo definire dei percorsi di tranquillità per evitare che si verifichino situazioni di panico o addirittura di ansia nei rapporti interpersonali. Questa è la sfida più grande, cioè se uno dei 20 ragazzi che sta in una classe diventa sintomatico, sarà tutto ben codificato, cioè sapremo dove devono andare a fare il test i ragazzi che sono coinvolti dalla vicinanza con quel caso, dove il caso dovrà andare a fare tutti quanti i suoi accertamenti. Ecco, io se c'è una cosa a cui richiamo è la tranquillità nel ritenere che in questo periodo che ci separa dalla riapertura, ciascun plesso scolastico, ciascuna organizzazione locale troverà la strada per dare la massima serenità allo svolgimento degli accertamenti, sia per chi dovesse risultare infetto o sospetto infetto, sia per chi rimane. Cerchiamo di evitare di montare un animo agitato che poi può portare a un cattivo anno scolastico. Ecco, io questo lo consiglio vivamente. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, io chiamerei di nuovo in postazione il dottor Antonio Caponetti, grazie al professor Parruti. Il dottor Antonio Caponetti, a cui volevo chiedere qualcosa di diverso, proprio in chiusura, perché ovviamente l'emergenza sanitaria c'è, esiste, ci si prepara ad affrontare l'autunno, ma per quanto riguarda la ASL di Pescara possiamo dire che a settembre, tra qualche giorno, dovrebbe anche, passato il periodo delle feste, delle festività, delle ferie, tornare alla normalità per quanto riguarda, diciamo, la gestione ordinaria, che ovviamente è un po' venuta meno negli ultimi 6 mesi. Beh, noi già da mesi abbiamo riportato le attività ordinarie in essere. È chiaro che è difficile ritornare alla situazione pre-Covid, perché dobbiamo stare attenti a tante condizioni lavorative e di sicurezza dei pazienti di cui prima non dovevamo tenere conto, quindi è tutto molto più difficile, ma già da un paio di mesi abbiamo riaperto le varie attività, e questo ovviamente abbiamo liste d'attesa che si sono accumulate nei mesi di Covid, e piano piano dovremo cercare di recuperarle. Abbiamo difficoltà nel trovare proprio i medici, siamo in una fase complessa in questo momento nel paese, per cui mancano medici soprattutto di alcune specialità. Abbiamo difficoltà in particolare su anestesisti o medici dell'igiene pubblica, che poi sarebbero tanto utili proprio perché dobbiamo pensare alle vaccinazioni antinfluenzali, vaccinazioni ordinarie, Covid, eccetera, eccetera. Quindi è un momento complesso per questa AS, per questa regione, per questo paese. Cerchiamo di fare fronte in tutti i modi, ovviamente.
Grazie, grazie al dottor Antonio Caponetti, direttore sanitario della ASL di Pescara, grazie al professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive. Un ringraziamento anche per l'assistenza tecnica a Roberto Pulimanti. Da Pescara è tutto, linea allo studio, a te Alfredo. Sì, grazie a Paolo Renzetti, chiaramente grazie e buon lavoro ai due nostri ospiti. Proseguiamo il telegiornale continuando a parlare in qualche maniera di Covid, perché un migrante di 23 anni ieri è riuscito a deludere la sorveglianza H24 e a darsi alla fuga dal CAS di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. Mentre le ricerche del ragazzo sono in corso, nella prima mattinata a Teramo c'è stato un vertice tra prefetto, forze dell'ordine e sindaco di Civitella. Al termine della riunione abbiamo ascoltato proprio il primo cittadino. Ho avuto rassicurazioni dal tavolo di prefettura e questura che ci sarebbe stata una nuova rivalutazione della situazione e quindi attendiamo le prossime ore. Ci sarà un rafforzamento quindi della vigilanza, questo le hanno promesso? Sì, hanno detto che ci sarà una rivalutazione della situazione con un rafforzamento e una diversificazione del servizio. Sono ragionevolmente preoccupata, ma sono anche fiduciosa sul fatto che si interverrà. Però ritengo che il problema vada posto in termini più generali. Oggi stesso chiederò anche al presidente dell'ANCI, a Gian Guido D'Alberto, di farsi carico di convocare un tavolo con tutti quanti i sindaci. È inaccettabile che questa problematica venga gestita da una sola comunità, da un solo comune, e credo che ci debba essere una politica assolutamente diversa. Sto scrivendo una lettera indirizzata direttamente al Ministro e al Presidente del Consiglio, perché la problematica più grave, che è quella sulla quale dai primi istanti appunto sto sottolineando, il fatto che gli accertamenti sanitari in un periodo di emergenza sanitaria devono essere fatti prima che i migranti vanno collocati nelle comunità. È inaccettabile che ci sia un collocamento dei migranti senza un accertamento sanitario e che le comunità debbano gestire questa situazione. Questa è una situazione inaccettabile. I tamponi effettuati dall'ASL di Chieti sui dipendenti del Playa Blanco di Fossacesia chiuso prima di Ferragosto sono tutti negativi, però il 2020 termina qui, come hanno annunciato i titolari con un lungo post su Facebook. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Tutti negativi, tamponi sui 5 dipendenti dello stabilimento Playa Blanco di Fossacesia. Negativo anche il test sierologico sui gestori dell'attività, chiusa immediatamente in via precauzionale. Il 2020 per noi del Playa Blanco finisce qui, hanno scritto i titolari su Facebook, che quindi hanno deciso di non riaprire per questa stagione, benché ne avrebbero la facoltà. Tutti i dubbi di questa vicenda saranno discussi nelle sedi opportune, si legge nel post. Il riferimento è all'esito delle analisi di una struttura privata che avevano dato tutti esiti positivi, facendo scattare l'allarme nel comune in provincia di Chieti. Da oggi i dipendenti e titolari possono liberamente circolare. Lo stabilimento balneare, tra i più in voga del lungomare di Fossacesia, era stato chiuso una settimana fa a seguito dei paventati casi di coronavirus, per di più asintomatici, tra i dipendenti, e adesso riaprirà l'anno prossimo, così da concludere, nelle intenzioni dei titolari, questa stagione ormai troppo compromessa. È stato aggredito brutalmente con calci e pugni per rubargli una catenina d'argento che aveva al collo e un telefono cellulare. È successo ieri sera attorno alle 22 lungo la riviera nord di Pescara fra gli stabilimenti Jumbo e Nettuno, protagonisti dell'episodio due nordafricani che subito dopo il furto si sono dati alla fuga in direzione di Viale Muzzi, proprio grazie alla presenza di numerosi testimoni. Quella zona è molto affollata la sera in estate, che hanno lanciato l'allarme e soccorso il malcapitato, un quarantenne italiano. Le pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato sono riuscite ad individuare e fermare uno dei due extracomunitari, recuperando anche il cellulare della vittima, che era stato nascosto sotto il fogliame in una aiuola poco distante dal luogo dell'aggressione. Il ventenne marocchino è stato arrestato e condotto in carcere nelle prime ore della mattinata di oggi e dovrà rispondere di rapina, mentre sono in corso le indagini finalizzate a rintracciare il secondo rapinatore.
Restiamo a Pescara e torniamo sulle polemiche per la nascita della nuova Pescara, la fusione dei comuni di Pescara, appunto, Montesilvano e Spoltore. Parla il presidente della Commissione Comunale Statuto, Claudio Croce, che non esclude uno spostamento, uno slittamento al 2024 della nascita della città metropolitana. Sentiamo il servizio. Avvocato Croce, si torna a parlare con forza della nuova Pescara, si avvicina il giorno in cui dovrebbe entrare in vigore questa città metropolitana, ma ci sono delle polemiche, negli ultimi giorni ce ne sono state diverse che hanno anche riguardato i sindaci di Montesilvano e di Spoltore. Lei è presidente della Commissione Comunale Statuto di Pescara, cosa si sente di dire? Allora, innanzitutto si sta parlando della nuova Pescara già da 2 anni, da quando noi siamo entrati, da 1 anno e mezzo, da quando noi siamo stati eletti al Consiglio Comunale di Pescara, e nella commissione che io presiedo, che tra le varie cose si occupa appunto anche del processo di fusione della nuova Pescara, è l'argomento principe della commissione da me presieduta, e quindi ne stiamo parlando da sempre. I problemi che dovuti al Covid e anche il periodo estivo probabilmente hanno fatto rallentare ancora di più questo processo. In realtà io credo semplicemente che l'ufficio di presidenza del Comune di Pescara voglia tenere alta l'attenzione su questo processo di fusione. L'atteggiamento comunque dei consiglieri e dei sindaci delle tre città, sia pure con visioni diverse, sia stata sempre propositiva. Quindi in realtà io penso che si stia comunque lavorando verso questa direzione. Però c'è il rischio, e non lo diciamo noi, che il 1 gennaio 2022 possa non nascere la nuova Pescara, possa esserci uno spostamento più avanti della fusione delle tre città. C'è questo rischio, c'è questa possibilità? Allora, la possibilità è concreta, ma soprattutto perché lo dice la legge regionale 2018 che ha istituito la nuova Pescara, e sappiamo che l'ha istituita a seguito del referendum che c'è stato negli anni precedenti. E la legge regionale ha stabilito che l'istituzione della nuova Pescara debba iniziare dal 1 gennaio 2022. Nel processo di fusione i comuni devono fare determinate azioni e attività che si stanno facendo probabilmente con un po' di ritardo, ma si stanno facendo. Fatte determinate attività, i consigli comunali di tutti e tre i comuni, se si rendono conto che non si è ancora pronti, possono, e questo lo dice la legge regionale, votare per uno spostamento al 1 gennaio 2024. E qui rientriamo ancora nelle disposizioni della legge regionale, quindi sotto questo aspetto non c'è nulla di nuovo e nulla di diverso, anzi lo dice la legge stessa, quindi stiamo ancora, come posso dire, all'interno di tutto ciò che ha disposto la legge. Diciamo che dal 27 agosto, poi ci sarà l'assemblea costitutiva il 7 settembre, dove tutto ciò verrà votato, da lì poi finalmente si inizierà a lavorare nel concreto proprio sotto la parte tecnica dell'unificazione dei servizi. Adesso un'altra notizia di cronaca: affittava l'ombra sulla spiaggia libera senza aver chiesto la necessaria concessione. La Guardia di Finanza di Giulianova ha individuato a Martinsicuro un'attività dedita appunto all'affitto di ombrelloni e sdraio completamente in nero. Senza alcuna autorizzazione amministrativa e fiscale, infatti, un improvvisato imprenditore turistico, attraverso il posizionamento di circa 20 ombrelloni corredati da sdraio e lettini, ha svolto l'attività in maniera continuativa, prelevando le attrezzature da noleggiare in un box, anche questo condotto in affitto senza regolare contratto. Ulteriori attività investigative hanno consentito di accertare, scrive la Finanza, che il gestore delle attrezzature da spiaggia aveva chiuso tempo fa la propria partita IVA per svolgerne di fatto un'altra abusivamente, risultando formalmente disoccupato senza fonte di reddito. Sono stati identificati e sentiti anche i turisti che hanno fruito dello stabilimento balneare abusivo. Tutti hanno confermato il pagamento dei corrispettivi senza ricevere alcun documento fiscale. Nei prossimi giorni saranno verificati, scrive la Finanza, i proventi incassati nel periodo estivo per segnalarli all'Agenzia delle Entrate.
La lezione del professor Umberto Garimberti su nichilismo e libertà ha chiuso la seconda edizione di Reflex ad Alba Adriatica. Ottimo il successo di pubblico per la manifestazione che ha proposto riflessioni sul pensiero contemporaneo. Ascoltiamo proprio l'intervista al professor Garimberti. Nichilismo e libertà, lei è partito, professore, dal concetto di libertà, da un assunto: la libertà non esiste, esiste la percezione, l'idea di libertà. Sì, le idee sono più importanti delle cose, perché noi lavoriamo con le idee, non con le cose. Se tutti crediamo che la libertà esiste, accade una storia dove tutti sono persuasi di essere liberi, però dopo le idee vanno anche messe in graticola per vedere se sono fondate oppure se sono delle abitudini mentali. E qualora fosse dall'abitudine mentale, bisogna ricominciare a pensare un po' a tutta la storia per vedere se è una storia legittima oppure se è una storia infatuata, perché oggi se ne vendono tante idee sbagliate. Questa è almeno un'idea degna, perché sulla libertà si è costruita una bella storia. Lei ha detto che il periodo storico è sicuramente peggiore rispetto a quello che hanno vissuto le precedenti generazioni. Certo, perché quando io avevo 20 anni era tutto molto più semplice, sapevo quello che dovevo fare, gli obiettivi che mi ero proposto erano raggiungibili in brevissimo tempo. E quindi era un'epoca in cui effettivamente non c'era una dimensione, manca lo scopo era lì davanti, invece allora manca per davvero, e quando manca lo scopo dopo devi domandarti perché sto al mondo e con che spirito sto al mondo, quando gli obiettivi non sono raggiungibili e quando le mie aspirazioni diventano dei sogni perché non sono realizzabili. E il nichilismo è quella cosa qua, i giovani ci nuotano dentro purtroppo in questa stagione. Poi però la sua proposta è stata agire in qualsiasi modo. Beh, già agire era per consolare la platea, però di fondo i nichilisti attivi sono nichilisti che riconoscono di essere in una dimensione nichilista, mentre la gente lo nega di solito, dice ah, ma queste sono il professor Galimberti che è nichilista. No, il nichilismo c'è. E allora loro lo riconoscono, i nichilisti attivi, però sono attivi, si danno da fare, non stanno sul divano a aspettare il reddito di cittadinanza, si muovono, perché qualsiasi lavoro, anche il più semplice, del resto anch'io, figlio di una famiglia di 10 figli, per studiare dovevo andare in Germania a fare l'operaio, dopodiché quell'esperienza lì mi è servita molto, ho capito cosa vuol dire una fabbrica, ho capito cosa vuol dire il lavoro, ho capito cosa vuol dire gerarchia, ho capito cosa vuol dire ubbidienza, soprattutto in Germania. E adesso siamo alla pagina dello sport, parliamo di calcio di Serie C, conferenza stampa questa mattina del presidente del Teramo Franco Iachini, che ha tracciato le linee programmatiche per la nuova stagione, una rosa di 5 nomi per il nuovo tecnico, ma anche un affondo contro l'amministrazione comunale e il sindaco di Teramo, Rei, secondo Iachini, di non far seguire i fatti alle parole. Allora sentiamo il servizio realizzato da Jacopo Forcella. Torno purtroppo a ribadire nuovamente che ad oggi non abbiamo ancora un campo per le nostre squadre giovanili. Quando voi sapete tutti, e mi ripeto per l'ennesima volta, che a giugno dell'anno scorso mi si assicurava che entro fine del mese di settembre 2019 sarebbe stato predisposto un bando con aggiudicazione dell'assegnazione. Quel bando dopo un anno non è stato ancora partorito e noi con il settore giovanile in espansione, la crescita, in espansione e in crescita, siamo ancora senza una struttura idonea. Questo mi rammarica, mi duole, perché sinceramente la nostra amministrazione, il nostro sindaco in particolare, è molto bravo a parlare, però poco fa seguire pochi fatti. Io questo glielo dico apertamente, non ho paura, non ho temo, non ho nulla da nascondere, però purtroppo oggi o si fanno i fatti oppure le cose non si fanno. Da stante queste condizioni io proprio non farò più niente, è diverso. È proprio diverso, non è che il progetto si sposta di un anno. Se non cambia questo territorio, se non cambiano queste istituzioni a promettere o non fare, qui dentro io non farò più niente. Ma è pacifico, sarei un idiota se facessi qualcosa. Un idiota. Ma se non riesco ad avere un semplice campo
dell'acqua viva, dove, non che me lo devono dare, perché io sto chiedendo di fare un bando, perché nessuno ha chiesto gratis qualcosa. Oh, e allora il problema non può essere, è normale che io, se sto continuando, ci sarà un momento in cui arriveranno le cose che si fermeranno, sarà naturale la logica fermarsi, non è che qui c'è qualcuno che continua ad andare avanti, a buttare soldi, perché c'è qualcuno che continua a promettere nel tempo e a non fare le cose. Dovrò sicuramente ridimensionare qualcosa, ma naturalmente noi non siamo nella fase della svendita, noi non svendiamo nulla, noi vendiamo, quindi se ci sono delle richieste interessanti per qualche giocatore vuol dire che per noi questa sarà un'occasione per dimostrare che abbiamo lavorato bene, perché se vendiamo qualche giocatore dalla nostra categoria a una categoria superiore vuol dire che chi ha lavorato bene. So qual è la domanda, vi dico subito, non mi chiedete dell'allenatore perché non mi rispondo, anzi però vi faccio un'altra cosa, vi do 5 nomi, in questi 5 nomi forse c'è l'allenatore: Di Donato, Grassadonia, Coppitelli, Turrini e Moriero. E i gironi, noi sulla carta, purtroppo per la deficienza delle squadre del sud, deficienza nel senso di mancanza, dovremmo, se si rispettano i criteri dello scorso anno, essere nel girone C. Però questo non è detto, perché comunque sembrerebbe che si possono adottare anche altre formule, noi ce lo auspichiamo, però questo non dipende da me, purtroppo questo dipenderà dal consiglio direttivo di Lega che si terrà la prossima settimana, dove si metteranno delle basi, poi dovremo aspettare anche quello che accadrà il 31 agosto alla commissione di deferimento per quanto riguarda le due squadre sempre coinvolte, come sapete benissimo, mi sembra Bitonto e Picerno. È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Vi ricordo anche alle 21 l'appuntamento con Velo, la trasmissione che si occupa del mondo della bicicletta. Grazie per l'attenzione e buona giornata.